Delio Cantini è un parroco di Firenze, della parrocchia di Santa Maria della Salute. La vicenda è emersa perché un gruppo di preti fiorentini si sono arrabbiati. Perché si sono arrabbiati? Perché c'è questo gruppo di fedeli fiorentini, di cattolici fiorentini, che hanno subito per decenni, le attenzioni, chiamiamole così, sessuali di questo parroco Delio Cantini, sin da quando erano bambini e bambine. Quindi in pratica si tratta di stupro e violenza sessuale, perché quando si è minorenni, per definizione, per legge, non si è in grado di decidere su certe cose. Questi tizi si sono incontrati di recente, qualche anno fa, e hanno scoperto che anche altri tra loro hanno subito le stesse cose, ne hanno parlato, si sono molto arrabbiati e hanno fatto una denuncia alla Curia Fiorentina. La Curia Fiorentina non ha fatto nulla, dopo 2 anni di arrabbiature hanno semplicemente trasferito il prete pedofilo a un'altra parrocchia, così andasse a fare pedofilo da un'altra parte, ma senza nessun fastidio eccessivo. A questo punto però un gruppo di preti fiorentini si sono arrabbiati e hanno consigliato a questi fedeli di rivolgersi direttamente al Papa tramite il segretario di Stato Tarcisio Bertone. Io quando l'ho letta sono rimasto sbalordito perché avevo appena scritto sul mio blog dell'Espresso Online, un blog che si chiama Ruota Libera, sulla versione dell'Espresso Online, cioè www.espressoonline.it. Aveva appena messo in rete un documento datato 14 maggio 2001, firmato da Ratzinger e da Tarcisio Bertone, a quell'epoca erano rispettivamente capo e vice capo della Congregazione della Dottrina per la Fede, l'ex Tribunale dell'Inquisizione. In qualità di capo e vice capo, nel 2001 hanno diramato ai vescovi di tutto il mondo una circolare che io ho qui, una circolare per ordinare il silenzio sui casi di pedofilia dei religiosi pedofili, silenzio rispetto alle autorità locali, dicendo che questi casi vanno segnalati al Sant'Uffizio, alla congregazione, ma dicendo che su questi casi vige il segreto pontificio. Dire che vige il segreto pontificio vuol dire che non se ne può parlare con le autorità civili, non se ne può parlare con nessuno. E quindi di fatto è una sottrazione ai singoli stati, a tutti gli stati, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, a tutti gli stati, è una sottrazione di competenze giudiziarie, è una forma di omertà. È come dire che, per capirci meglio, se Ratzinger e Bertone avessero emanato una circolare per dire se ci sono dei preti assassini bisogna stare zitti, ditelo solo a noi, beh, è grave, sarebbe grave. Questo è altrettanto grave perché non si tratta di preti che accoppano qualcuno, si tratta di preti, cioè di persone che violentano minorenni. Mi sembra una cosa grave. Tanto grave questa cosa che negli Stati Uniti, nel corso di un processo a Houston, in Texas, nel corso di un processo contro alcuni preti pedofili, Ratzinger è stato imputato per il grave reato di cospirazione contro la giustizia, perché si è scoperto che aveva emanato questo documento. Tra l'altro, questo documento c'è scritto chiaro e tondo che è stato emanato su indicazione del Papa di allora, Papa Wojtyła. Anche questo è piuttosto sorprendente, visto che poi lo vogliono santo subito, il Papa buono, eccetera, eccetera. Bah, sarà anche un Papa buono, però ha sollecitato l'ordine a tutto il mondo di stare zitti sui casi di pedofilia, mi sembra piuttosto grave. Ratzinger è stato imputato negli Stati Uniti per questa cosa e se l'è cavata solo perché nel frattempo è diventato Papa. E allora la Santa Sede, come si usa chiamare, cioè il Vaticano, ha chiesto il trattamento riservato ai capi di Stato che non vengono mai ritenuti responsabili penalmente di qualcosa finché sono capi di Stato. Il Papa è Papa a vita, non è come un Presidente della Repubblica nostra che dopo 7 anni è processabile. No, lui resta capo di Stato a vita, che il Papa è anche capo di Stato del Vaticano. E stando a questa, insomma, il
governo degli Stati Uniti, tramite il segretario di Stato, ha ordinato al Tribunale di Houston di interrompere l'azione penale contro Ratzinger, nel frattempo è diventato Papa, perché l'azione penale sarebbe contraria agli interessi degli Stati Uniti. E quindi Ratzinger se l'è cavata solo per questo, altrimenti Ratzinger sarebbe sotto processo negli Stati Uniti, probabilmente sarebbe stato arrestato, perché non so se negli Stati Uniti questo reato prevede mandato di cattura, vabbè che lì si paga la cauzione e via di seguito. Però questa vicenda è grave perché, tra gli altri motivi per cui è grave anche perché può aver influito sulle elezioni di Ratzinger Papa, come dire, o mi eleggete Papa, oppure qui io forse finisco anche in galera, o comunque finisco sotto processo per una cosa talmente clamorosa che imbarazzerebbe moltissimo tutta la Chiesa. Non dimentichiamo che negli Stati Uniti i preti accusati di pedofilia sono oltre 4.000. E ho letto piuttosto sbalordito su un sito che quelli condannati per pedofilia solo negli Stati Uniti sono oltre 2.000. Alcune parrocchie degli Stati Uniti hanno dovuto pagare più di 1 miliardo di dollari di risarcimento danni. Tant'è vero che una parrocchia, assai poco cristianamente, ha preferito dichiarare subito fallimento per evitare di pagare i danni. Anche questo lo trovo sbalorditivo. E che non c'entra niente né col Vangelo né col cristianesimo. E di questi oltre 2.000 preti statunitensi condannati per pedofilia, più di 200 sono scappati all'estero. Perché? Perché i vescovi statunitensi, quando venivano a sapere del prete pedofilo, anziché allertare la giustizia o comunque starsene zitti, molti hanno avvertito il prete pedofilo che se l'è squagliata. Addirittura se ne sono squagliata nelle Filippine, almeno un prete che non era pedofilo aveva stuprato comunque delle donne per anni, e nelle Filippine non c'è il trattato di estradizione con gli Stati Uniti per questi reati, per cui questo simpatico signore continua a fare il prete nelle Filippine. Di questi oltre 200 preti che sono scappati perché condannati per pedofilia, quindi si sono sottratti all'arresto negli Stati Uniti, vari sono scappati in Italia. Uno di questi, un certo Hen, Hen di cognome, viveva a Roma, tranquillo e beato, e nel settembre dell'anno scorso se l'è squagliata per evitare l'estradizione nello stato dell'Arizona, dove avrebbe dovuto scontare qualche anno di galera. Beh, io tutto ciò lo trovo molto grave, ma è ancora più grave che non ne parli nessuno in Italia. Io ho visto che i telegiornali hanno parlato della vicenda fiorentina, però senza dire, questi sì, si sono rivolti al Papa, però il Papa e il segretario di Stato attuali sono proprio i responsabili del segreto e del silenzio che ha circondato il loro caso, non solo il loro caso. E quindi qui non si tratta di fare dello scandalismo, si tratta di sapere se la giustizia esiste per tutti, come recita la nostra Costituzione, oppure se uno veste l'abito talare può fare il pedofilo impunemente. Così come magari, chi lo sa, magari c'è una circolare, noi non lo sappiamo, come facciamo a saperlo, che ordina il silenzio nel caso di preti assassini, preti torturatori, preti scassinatori di banca, cioè, voglio dire, tutto ciò solleva, degli interrogativi pazzeschi, enormi, che dovrebbero inquietare la stessa Chiesa. E invece vediamo che c'è una congiura del silenzio veramente stupefacente.